Lo vedete, c'è scritto to be or not to be. Ci sarà un motivo, sicuramente c'è, perché abbiamo oggi dal vivo qui a Repubblica, in questo pomeriggio di venerdì, tre ospiti importanti, belli, bravi, e io sono molto contento di avere con noi Violante Placido, Paolo Orfini, Giorgio Pasotti, non per una cosa musicale, ma per una cosa teatrale, ovvero una messa in scena di Sogno di una notte di mezz'estate al Teatro Eliseo. Dico, dove c'è? Sì. Hai detto fin troppo bene. E non siete solo voi poi, c'è anche Stefano Fresi e la regia di Massimiliano, Massimiliano Bruno. C'è qualcun altro che abbiamo dimenticato di fondamentale? Beh, abbiamo dimenticato 12 altri attori. No, 12 altri attori. Posso quasi citarli? Vediamo un po'. Rosario Petix, Zepp Ragone, Dario Tacconelli, Maurizio Lops, Alessandra Ferrara, Antonio Gargiulo, Tiziano Scrocca, Claudia Tosoni, Annalisa Gliotti, Sara Baccarini. Così. Abbiamo detto ma però c'è qualcosa di musicale nello spettacolo, esatto. Lei canta, no, e anche dei riadattamenti. Guarda, allora Paolo infatti, reppa. Io canto un pezzo che però, guarda, sfido, il pubblico non lo riconosce, ma di fatto è una canzone di Titania tratta proprio dal testo di Shakespeare, però musicata sulle note di The River di Bruce Springsteen. Ma non lo diresti mai, però forse meraviglia. Qualche Beh, non male questo. E poi cosa c'è? Con quali altre. Beh, chiudiamo con. Era una sorpresa, però bello, diciamo. No, diciamo, via, ci siamo. Chiudiamo con Black Hole Sun. Quindi c'è una chiusura molto rock. Molto rock, tra Springsteen e Soundgarden, niente male. Senti, ma come si mettono d'accordo? Adesso lo dico, voi avete tre storie diverse, siete tre attori diversi, cioè avete fatto cose diverse. Come vi siete trovati insieme? E anche con Fresi, cioè. La cosa che incuriosisce me vedendo il cast è dire ok, ma questi qua che gli vengono in mente? Che si chiedono in mente? Ma, quando vanno a prendere il caffè, come va? Ma in realtà è stata un'idea di Massimiliano Bruno di mettere insieme questo cast all'apparenza improbabile, che invece poi si è trasformato in un gruppo di persone che si stimano, si vogliono molto bene e sono riuscite a dare vita a un sogno, forse si prestava anche molto bene su una notte di mezz'estate, l'unione di anime diverse. Un clima goliardico ma anche molto romantico, sono veramente tutti dei romantici. Vabbè, Paolo, tu sei esattamente così, goliardico e romantico. Esatto, io sono perfetto. Però guarda, quello che ci riesce è il pop, sì. Cioè fondamentalmente la che non è una scoperta, insomma, straordinaria, è sempre stato pop Shakespeare, sì. Quindi quello che forse è l'operazione che è stata fatta e che diventa artistica, tu mi insegni che c'è il rock e l'hard rock, questo è hard pop, cioè è portare Shakespeare su un livello talmente pop che forse sono digeribile anch'io, nel senso che comunque è un territorio dove tutti quanti noi diventiamo funzionali a raccontare quello che Shakespeare ha sempre detto, cioè una riflessione sulla vita e sull'amore che non finisce mai. Senti, e che è sempre infatti, urgente. Mi chiedo, come mai Shakespeare rimane così attuale? Io lo so sicuramente da lettore, io mi diverto, mi piace, da spettatore lo trovo sempre nuovo, sempre qualcosa di cui non mi ero accorto prima e certamente sempre contemporaneo. Ma per un attore cos'è? Beh, intanto Shakespeare tratta i sentimenti, quindi i sentimenti sono qualcosa di eterno. Voglia tu a trovare delle regole, delle formule, no, ma anzi più cresci, il caos stupidi. Quindi trattando di questi temi, di amore, di sentimenti, rimangono dei temi che sono veramente attuali, lo sono oggi, lo sono stati, lo rimarranno per... Ma il testo voi lo tenete fedele o lo cambiate per necessità? A tratti sì, devo dire, una delle secondo me più piacevoli scoperte di... e trovate di Max Bruno è stato proprio il restituire una sorta di tagliota un po' all'Armata Brancaleone ai comici, quindi i comici parlano un italiano un po' assolutamente comprensibile ma molto funzionale ai comici per renderli, cosa abbastanza nuova, diversi da tutte le rappresentazioni già viste. Certo. Sì, loro veramente sono un punto molto forte dello spettacolo. Molto e tutti gli attori che sono intorno poi a Stefano Fresi che formano questa compagnia di teatranti sono veramente straordinari. Parlano un po' come GGG di Spielberg, era cosa del genere. E infatti quella, la cosa che è bella è che lo spettacolo è incredibilmente divertente, no? Lo dico anche per i ragazzi che ci seguono, che magari hanno un pochino di resistenza quando uno parla di Shakespeare, me lo fanno studiare a scuola, che... e invece c'è un allestimento, riusciamo a fare ridere i vecchi
schietti, pazzesco, ma anche ragazzi. Sì, a mio figlio di 4 anni è riuscito a vedere lo spettacolo. Sai, Sogno di una notte e mezz'estate sono tanti blocchi, sì, tante storie diverse. C'è la parte dei comici già citata, c'è la parte di Oberon e Puck. C'è questo rapporto tra Oberon e il Folletto, che è sempre stato molto divertente. Il Folletto è il protagonista, rapporto che ogni regista anche al cinema ha raccontato in maniera diversa, chiaramente tutto, cioè. E questo lo è una nuova versione. Puck è chiaramente l'alter ego, di la voce narrante, l'io narrante, sì, di Shakespeare, quindi è il protagonista che muove suo malgrado la storia e la porta avanti, combina un sacco di casini, ma ovviamente poi si arriva a una soluzione. Tutto per dire che cosa? Che sono tanti piccoli quadri, per cui ce n'è un po' per tutti i gusti. Per questo il sogno si presta molto bene a una rappresentazione pop, giustamente. Senti, voi fate tutti cinema, fate tutti teatro, fate tutti televisione, the fiction o altro. Non voglio farvi la domanda idiota che cosa preferite, perché non c'è senso, però in realtà ogni mezzo ha il suo linguaggio. Allora, sono linguaggi differenti che riuscite a far convivere, perché il fatto che poi li facciate tutti e tre, mentre ci sono attori che fanno solo cinema, o solo teatro, o solo televisione. Allora, questa molteplicità vi crea più difficoltà o piacere? Ma per me è stata una piacevolissima scoperta, che mi sta regalando un entusiasmo enorme. Il rapporto con il pubblico tutte le sere è micidiale, bellissimo, no? È una sfida tutte le sere, dove però è un allenamento, il teatro è la concentrazione incredibile, che a me è molto utile, perché comunque su un set cinematografico ti puoi permettere anche di avere una concentrazione a breve, sì, certo, diciamo a piccoli blocchi. Qua invece la devi mantenere per tutto lo spettacolo ed è veramente un'esperienza che mi sta facendo crescere. Poi è una scoperta del proprio strumento, della propria voce. Io devo dire, fino ad oggi non ho interpretato un personaggio così divertente, così esilarante, certo, così folle, anche nei costumi. A teatro fai tutto tu, ti trucchi, crei, mentre ti trucchi, mentre sei in camerino, questo personaggio tutte le sere riprende vita dentro di te. È veramente qualcosa di magico. Una cosa proprio da spettatore, ma voi siete un po' malati di mente per forza di cose, se no non fareste il lavoro che fate. La dimensione teatrale è quella dove la malattia mentale che avete si esprime al massimo livello, perché voi per un tot di ore non siete voi stessi, cioè non dove sei come sano, al cinema, a teatro, un pezzo alla volta, o in televisione. Il teatro si unisce. Il teatro, perché ovviamente al cinema, essendo una macchina un po' più costosa come in televisione, ovviamente il rischio che i produttori si prendono su di noi è molto limitato, mentre invece il teatro è una specie di manicomio chiuso dove permettono a Paolo Ruffini di fare Puck, a me di fare Oberon, per cui la cosa curiosa di questo spettacolo è che vedrete un Paolo Ruffini veramente inedito. Ma non lo dico perché è qui, no, perché veramente uno dice, diciamo, sicuro, sa recitare e fa anche uccide panettone. No, diciamo che sono tutti ruoli, ma di quel Paolo, la stessa Violante, Fresi, il sottoscritto, ruoli completamente diversi rispetto a tutto ciò che si è visto di noi. Senti, sono curioso però di sapere il vostro parere pure su Massimiliano, perché anche Massimiliano Bruno, che dirige Shakespeare, è una novità, una nel sfida, senso che sfida. È una sfida anche per lui, immagino. Come l'ha presa? Come è andata? Ma secondo me l'ha presa proprio di petto, nel senso che comunque lui viene dal teatro, certo, e secondo me il suo non posso parlare per lui, ma quello che vi è sembrato, sento che comunque lui ci si è sentito molto a suo agio, ci si è avvicinato con non troppa riverenza, e questa è stata la forza, secondo me, perché ha voluto fare sua questa commedia, e secondo me ci è riuscito, e insomma ci ha permesso anche a noi di creare le nostre cose insieme a lui, prendendoci per mano ma anche lasciandoci liberi poi attraverso l'improvvisazione di trovare dei personaggi con le nostre intuizioni. Posso dire una cosa? Perché secondo me, anche per risponderti a quello che dicevi prima, cioè il teatro è proprio un volo senza paracadute, no? Cioè, rispetto a tutti i mass media, dove tu mi insegnerai, che sono appunto mezzi di comunicazione, la radio, il cinema, la TV, il web, adesso c'è, allora, il web, tipo, vedi, è una roba dove te c'è un'intimità con il consumatore che è di meno di un metro,
e tu entri nei bagni delle persone, certo, entri nelle camere da letto, quindi c'è un'intimità dove sei piccolo così, poi c'è la TV dove sei piccolo così, poi c'è il cinema dove sei grande, 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 c'è la radio dove sei voce, a teatro sei vero. Teatro non hai scuse, a teatro non hai scuse, sei in scala 1-1, quindi il livello in cui ci si mette in discussione a teatro e il livello in cui il teatro rimane la forma di comunicazione ancora più urgente, più moderna, anche se l'hanno scoperta nel quinto secolo avanti Cristo, ma è una cosa pazzesca, cioè è la forma di, ed è per questo che a volte io mi arrabbio con certi produttori o certi esercenti, secondo me poco lungimiranti, che non portano i ragazzi a teatro, perché il teatro è già tutto, è interazione, è in 3D. Sì. Io per esempio spero tantissimo, molto spesso quando faccio teatro, quando faccio dei spettacoli miei, sta quarta parete che a me mi ha proprio rotto, cioè la spacco e vado in platea, cioè non servono gli occhialini, il teatro sei già in 3D. E tutto quello che scopriranno le tecnologie, compresi i commenti, no, che adesso stanno facendo, il teatro c'è già. Sai, il bisbiglio corrisponde al commento. Te lo dico per curiosità, questo coso, To Be or Not To Be, l'ho preso a Stratford-on-Avon, per l'appunto, perché sono andato, la Royal Shakespeare Company ha messo su una rappresentazione con un avatar in scena per la prima volta, quindi era l'unione di tecnologie, eccetera. Quanto vi spaventa l'arrivo delle tecnologie nuove anche a teatro, oppure quanto vi incuriosisce, se vi interessa, se pensate che sia una frontiera necessaria, importante, o chi se ne frega clamoroso. Ma guarda, io mi ricordo quasi ormai 20 anni fa feci uno spettacolo con Robert Lepage, un drammaturgo, un regista quebechese, il quale era già avanti veramente molti anni rispetto ai suoi colleghi. Allora io. No, guarda. Sì, meglio, forse lui, forse era quelle parti. Sì. Talmente avanti che sa che. Sì, sono Paolo Ruffini. Ernesto in questo momento è un attimo occupato. Posso dirgli? Okay. Sì, sì. Posso dirgli qualcosa? Chi è? Chi è? È Mauro. È Mauro, niente, dì. Grazie. Mauro, grazie. Se puoi lasciare un commento, siamo in diretta su Webnote, ci fai un commento. Sì, faccio tutto io. È così. Vabbè. Grande, Mauro. Saluta tutti, urla, ciao! Ciao, Mauro! Vabbè, la Mauro, abbiamo salutato Mauro. Mi dicevi, le pagine. Che le pagine già faceva un grande utilizzo di tecnologie, certo, sul... Insomma, mi ricordo di aver visto un Amleto suo meraviglioso a Londra. E, però sono tutti tentativi più o meno riusciti. Ma sono d'accordo con Paolo, io e lo dico quando... C'è già tutto. C'è già tutto, ma uno... Anzi, a maggior ragione oggi che c'è un'offerta tra cinema, TV, serie, web, insomma, però il teatro rimane un'esperienza unica e irripetibile, che va riscoperta proprio dai giovani che non la conoscono perché la temono una trappola mortale, dove un luogo ameno dove ci si annoia a morte, mentre invece molto spesso, riscoprendo questa cosa nuova per loro, ne rimangono folgorati. Tu glielo puoi raccontare anche meglio, perché il teatro è come i concerti, cioè si va a vedere un concerto perché è un'esperienza che puoi vedere solo in quel modo, solo in quel momento, solo così, solo tu, perché no, anche se sono 100.000 persone accanto non cambia. Il teatro è quello, è un'esperienza. È un'occasione. E poi farlo è proprio anche un'esperienza umana, un viaggio umano bellissimo. Senti, lo so che voi dite che siete amici, che andate d'accordo, però sembra davvero che sia così. Cioè, io ne incontro molti di artisti, di attori, e alcuni mentono, però certo. Mi sembra che ci siamo divertiti tantissimo, speriamo vi divertiate anche voi. Cioè, però... un po' andate d'accordo, no, mi sembra. Guarda, ma questo è nulla, la dimensione di quello che è questa compagnia teatrale, e tutti noi abbiamo avuto diverse esperienze dove la compagnia teatrale si diceva di andare d'accordo, ma in realtà ci si odiava e appena veniva lo spettacolo fuggi generale. Non, sono quegli incanti, quei sogni che ogni tanto succedono, ed è piacevolissimo quando si incontra un team, perché poi questo passa, sì. Questo divertimento e questa unione di intenti arriva al pubblico assolutamente, certo. Sì. Posso rispondere alla domanda che ci hai fatto prima riguardo a Massimiliano Bruno, certo. E come lui si... Io Massimiliano Bruno chiaramente lo seguivo da spettatore nelle sue regie cinematografiche da lontano, e non mi aspettavo che fosse così geniale. E trovo che il teatro addirittura sia la casa ideale di Massimiliano Bruno, non senza nulla togliere al cinema, ma il cinema, si sa, ha dei vincoli diversi. Qui Massimiliano Bruno ha potuto, secondo me, essere libero di poter fare ciò che riteneva giusto, libero sfogo alla sua fantasia. E trovo che sia un terreno,
quello del teatro, lui è molto congeniale. Sì, uno spesso lui, è molto bravo. Sì, a un certo punto l'ha detto, ha detto io proprio mi vivo questa esperienza come una boccata di ossigeno perché ne ho proprio bisogno. Ma ti dico solo che quando ha pensato all'ambientazione di Sogno la notte di mezz'estate ha detto perfetto, la facciamo un circo Barnum prima di The Greatest Showman con Hugh Jackman. Cioè proprio quando un anno fa ha pensato a questa cosa. Cioè facciamo circo Barnum, quindi siamo tutti, io tipo sono, io a me mi è rimasto, sai, tipo la cosa del bibitaro, c'è un bibitone da e siamo tutti dei circensi. Ho preso almeno un'immagine per far vedere il clima, sì. Come vedete non è che si tratta proprio di una rappresentazione, siamo proprio dei circensi dismessi e c'è proprio un carro da circo, delle luci bellissime, ricordiamo che qua le luci di Marco Palmieri, le musiche di Roberto Procaccini, le scene e costumi di Carlo De Marino, Fabrizio Iorio, insomma. Va bene, ultima domanda della classica, che succede dopo, cioè lo spettacolo andrà in giro per l'Italia, dove sarete, sì, dopo Roma? Ci sarà una varie tappe, Bologna, Firenze, Torino. Sì. Direi che il dato fondamentale che stiamo ricevendo è che evidentemente c'era anche necessità di uno spettacolo così, uno spettacolo proiettato verso il pubblico, cioè dedicato al pubblico. Per cui ci dicono che al di là di ci sono delle prevendite a Roma inaspettate, ma potremmo, a detta proprio di Massimiliano Bruno, fare questo spettacolo nei prossimi 3 anni della nostra vita, perché le richieste sono in effetti aumentate. Vabbè, comunque, tanto per dare qualche informazione che ce l'ho, noi saremo fino al 28 a Roma al Teatro Eliseo, che è meraviglioso, poi saremo i primi quattro giorni di febbraio ad Ancona, poi dal 13 al 18 all'Alfiere di Torino, e poi giriamo ancora tanto. Siamo 2, il 3, il 4 al Verdi a Firenze, insomma. Chiedono se c'è Pescara. No. Ancora la prima settimana di febbraio. Poi c'è un Gorizia, poi Gibbon. Ci scrivono anche dalla Macedonia, ma temo che siamo un po' fuori. Siamo un po' fuori mano. Ma non si può dire. No, però non è detto. Allora, il regista è bravo, simpatico, intelligente, non gli manca veramente niente. È un artista. Ne manca uno, che è Stefano Fresi, che noi amiamo, come sapete. Grande. Veramente straordinario questo spettacolo. Ma lo siete? Noi, quando siamo in scena... Ridiamo, ci divertiamo anche. Allora, non mancate per questa rappresentazione shakespeariana, vi ringraziamo, l'appuntamento con voi per farvi venire a cantare e suonare tutti quando volete, una dimensione, come dire, io di tutto musicale. Faccio una jam session. Esatto, ragazzi, grazie di essere stati qui. Ma grazie a te per il tempo. Ciao. Ciao, viva!